Che giornata è, che emozione è per voi quella di oggi nell'inaugurare questi spazi? Sappiamo cosa hanno significato, insomma, che momento è? Ma sicuramente è un bel momento, è un momento atteso da tanto, la pandemia sicuramente ha anche allungato un pochettino i tempi, però finalmente ci siamo. È un momento importante perché tutto il consiglio d'amministrazione del consorzio, ma anche tutti i sindaci, l'assemblea dei sindaci, ci teneva particolarmente a questo, come dire, rilancio del centro per le famiglie. C'era già, esisteva già, però il momento di avere un qualcosa di nuovo in un luogo così anche bello, tutto centrato, dice anche tanto del quanto vogliamo investire sulla famiglia, che come dicevo precedentemente, è il fulcro del nostro welfare in Italia, però quindi da tanto per le persone che hanno delle difficoltà, però dall'altra parte ogni tanto è anche fragile lei e ha bisogno di essere anche accolta ed essere aiutata. E questo spazio vuole essere proprio un po' questo. Ecco, nello specifico, cosa ospiteranno questi spazi? In parte sono già utilizzati, lo sappiamo, ci saranno anche delle novità più avanti, se vuole spiegarci. Questi spazi sono sostanzialmente tre piani nell'ex palazzina del PUF che è stata data dal Demanio. Al piano inferiore c'è una comunità autogestita di anziani del consorzio, mentre il primo piano è stato dedicato al centro famiglie. Cos'è il centro famiglie? Ma si occupa di tutte quelle che sono le tematiche legate alla famiglia. Quindi dall'equipa adozioni e per quanto riguarda anche l'equipa affidi, ma così per quanto riguarda le famiglie in difficoltà, con fragilità che possono venire qua ed essere aiutate, c'è tutta la parte poi collegata ai minori con disagio di diverse tipologie, così come anche la parte dei minori che sono sotto praticamente che rispondono hanno avuto problemi di giustizia sostanzialmente. Accanto a questo c'è anche il centro antiviolenza, l'abbiamo voluto proprio in questo ambito qua, proprio perché non fosse, come dire, molto connotato ed essere la tranquillità alle persone che si trovano in situazioni di subire violenza o comunque per comprendere meglio uno spazio proprio aperto. Ma è uno spazio proprio aperto un po' a tutte le famiglie, alle fragilità, ma non solo, anche alle famiglie che si trovano in momenti di difficoltà, hanno un luogo dove venire e essere accolti dai servizi per vedere cosa si può fare. In ultimo dovrebbe venire al terzo piano, quindi secondo, sostanzialmente ammezzato primo al secondo piano, la parte del consultorio, perché sembra che l'ASL, in accordo con il consorzio, stia cercando di fare un ragionamento per riuscire a portare, qua anche il consultorio. Ci sono ancora alcuni passaggi burocratici, però speriamo quanto prima di averli come vicini di casa, perché sarebbe veramente il creare un punto a servizio di tutti i comuni del territorio, Cuneo in primis, ma anche di tutti i comuni del territorio, un ambito proprio per dare delle risposte a 360 gradi a famiglia, a cosa c'è intorno.